Ciao, ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi tutorial in collaborazione con il sito Globeland. Il primo tutorial in collaborazione con questo sito, ho realizzato questa busta porta lettere, questo è il codice della fustellina scelta appunto sul sito di Globeland. Adesso insieme a voi voglio testare una di queste scatoline, sia questo modellino qui che abbiamo visto tutti quanti in rete e poi quest'altro. Questo è il codice. Infatti sono propensa a realizzare questo qui. Infatti adesso ve lo mostro in dettaglio e andiamo a realizzarlo insieme. Questa è come si presenta appunto la fustellina. Come vedete, questi elementi qui centrali sono appunto delle decorazioni e questi li vado appunto a togliere con una pinza. Tenete conto che bisogna tagliare in questo punto. Questo qui no, fa parte appunto della bustina. Bisogna tagliare in quest'altro punto, poi ovviamente dividere anche queste decorazioni qui centrali e poi ovviamente vado a fare la stessa identica operazione anche per quanto riguarda il cuore e i fiorellini. Vado a tagliare questi punti. Procedo quindi. Per realizzare la scatolina ho scelto questo cartoncino davvero carinissimo con il retro appunto rosa e quindi andrò a realizzare la scatola in questo modo. Questo cartoncino l'ho preso sempre dal kit starter della Big Shot Plus, il My Life Handmade. Ci sono delle carte davvero molto carine, poi ovviamente andrò a fare scorta anche in cartolibreria e per il momento non ho avuto tempo, quindi andrò ad utilizzare questo cartoncino qui e poi per quanto riguarda le decorazioni decido dopo, una volta realizzata appunto la scatolina. Quindi adesso vado a realizzare il panino. Vi ricordo inoltre che sul sito di Globeland è attivo il codice sconto Giulia5 per avere 5 dollari di sconto per un ordine minimo di 40 dollari. Vi ricordo inoltre che le spese di spedizione sono gratuite per ordini minimi di 50 dollari. Quindi vi lascio tutti i link utili in descrizione. Vado a creare il panino, in primis vado ad aggiungere questa qui che è appunto la piattaforma base, poi aggiungo l'adattatore A, questo appunto con il bordo verde, poi tappetino da taglio, il cartoncino, ed eccolo qua. Ovviamente vado ad aggiungere anche la fustella con la lama rivolta verso il basso. Ecco qui. E di nuovo il tappetino da taglio. E adesso ovviamente passo il tutto, cioè questo panino, all'interno della Big Shot.
utilizzo la colla artiglio . Questa è la scatolina quasi ultimata. Non riesco a capire perché qui c'è in basso c'è un foro. Ho visto effettivamente sul sito di Globeland, un attimino che vi mostro la foto in dettaglio. Come vedete qui dove è presente appunto il foro c'è appunto la decorazione. Sto pensando sinceramente di modificare la fustellina perché come vedete qui, per eliminare appunto questo foro, basta eliminare questo in modo da avere una bustina così molto carina, perché mi piace anche questo elemento decorativo qui in alto. Qui ci si può inserire tranquillamente un nastrino per chiudere e poi non avere, diciamo, il problema di andare ad inserire per forza una decorazione in questo punto. Al limite sì, sto pensando proprio di modificare la fustella. Questo è come viene presentato appunto sul sito, in queste colorazioni che non, sinceramente non mi piacciono, sono troppi colori insieme. E andiamo a realizzare adesso invece le decorazioni, il fiocchettino appunto per andare a coprire questo rettangolo, e sto pensando di utilizzare appunto questo cartoncino per realizzare questo fiocchetto qui. E per quanto riguarda quest'altra versione, di utilizzare appunto un cartoncino rosa, quindi di restare appunto sulle medesime colorazioni del cartoncino iniziale. Quindi vado a fustellare questi due elementi e ritorno da voi. Rieccomi, questo è il risultato per quanto riguarda i dettagli. Questo è il fiocchetto, questo qui che appunto ve li ho affiancati è il risultato appunto di questa piccola fustellina. Quest'altra fustellina ha realizzato appunto questo sorta di donuts e questo cerchietto. Questo è l'ultimo dei fiocchettini, perché in dotazione ci sono anche altre due misure. E poi c'è questo qui che sinceramente non ho capito. Allora, questo è il risultato, e volendo, per realizzare appunto questo fiocco qui devo capire un po' come si fa. Allora, credo, questo è il mio primo tentativo, quindi prendetelo con le pinze, lo appoggio qua. Sto pensando allora di andare a dividere questo, stesso discorso anche dall'altra parte, in modo da poter formare questo qui celeste. Dovrebbe essere questo il passaggio? Proviamo. Allora, vado con questa così almeno sono un po' più precisa. Allora, questo è la metà. Vado a piegare, ok, faccio la stessa cosa anche dall'altra parte, credo che sia così. Più o meno. Allora, poi questi
credo che vanno incollati qua dietro. Aspettate che li sistemo, che ho fatto delle pieghe orrende. Così. Più che piegare, mi sa che bisogna fare la curva. Quindi aiutatevi come sto facendo io con un paio di pinzette, così almeno non vi complicate la vita. E poi vanno ovviamente incollati qua dietro. Ok, li vado ad incollare, tolgo il cellulare. Questo è il risultato. Poi lo si incolla qua sopra, centrale. E poi per quanto riguarda la strisciolina, questo qui è un elastico, non lo so, questo qui centrale, cosa potrebbe essere? Ah, forse è questa, ecco, mi sono risposta da sola. Questa ovviamente forse va tolta ed è magari la strisciolina centrale. Ed ecco qui la scatolina decorata. Questo fiocchettino è davvero graziosissimo. Su in alto ho aggiunto anche questo piccolo fiorellino. Questa è la scatolina nel retro e questo invece è l'interno della scatolina. Davvero molto carina. Ovviamente le prossime scatoline non avranno qui il foro perché ho fatto un piccolo errore. Non avevo capito che quello piccolo elemento, cioè questo qui, era appunto il centrale del fiocchetto, però ovviamente ho coperto il foro con questo graziosissimo fiocchettino e il risultato mi piace davvero tanto. Questa scatolina la vedo adatta sia per inserire all'interno degli orecchini a perno, ma anche delle creazioni in resina e anche una collanina, perché no? Al limite una collanina con un piccolo elemento Swarovski, un piccolo ciondolino e la confezione perfetta per le creazioni, diciamo, un po' più piccole, anche un anello.
ci va perfetto all'interno di questa confezione. Ovviamente qui in alto vado ad aggiungere un po' di nastro, un attimo che prendo il nastrino rosa. Ed ecco qui la scatolina terminata. La parte difficile di questo tutorial è stato creare appunto questo fiocchettino con il nastrino. E credo che dovrò guardare un tutorial su come realizzare dei fiocchettini velocemente. Avevo visto in passato quello con la forchetta, però devo riguardarlo per vedere bene i passaggi perché adesso non ricordo. Infatti questo fiocchettino è tutto un po' sbilenco, però ci accontentiamo. La scatolina è divenuta davvero molto molto graziosa. Spero che questo tutorial sia stato di vostro gradimento. Lasciatemi un like e un commentino. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao, ciao a tutte!